parte dai numeri dell'industria farmaceutica. Ricerca e sperimentazione sono i due motori dell'industria farmaceutica, un settore che non conosce crisi e che solo in Italia vale 25 miliardi e mezzo di euro l'anno. Se si considera l'Unione Europea, il giro d'affari sale a 173 miliardi e nel mondo supera quota 600. In questo contesto, la sperimentazione sugli animali di nuovi farmaci e molecole gioca ancora un ruolo di primo piano. In Italia già dal 1992 le regole sono più severe rispetto a quelle comunitarie. Gli esperimenti sugli animali sono ammessi solo quando strettamente necessari e le procedure devono causare meno sofferenza possibile. La sperimentazione animale per produrre cosmetici invece è vietata in tutta Europa e dal marzo scorso Bruxelles vieta anche l'importazione e la commercializzazione di cosmetici prodotti all'estero quando anche solo un componente sia stato testato sugli animali. Dal novembre 2010 si è aggiunta una nuova direttiva europea che promuove lo sviluppo di metodi alternativi ai test sugli animali. Entro gennaio le commissioni parlamentari competenti dovranno convertirla in legge e la battaglia tra favorevoli e contrari alla sperimentazione animale è già iniziata. E allora con Domitilla Benini le ragioni di chi ritiene insostituibile la ricerca su cavie animali. Se noi non facciamo sperimentazione, non riusciamo veramente a capire come curare le persone, non riusciamo ad arrestare la progressione delle malattie. Non si può fare a meno di loro, topi, cani, scimmie, gli animali da laboratorio, secondo gli scienziati, sono ancora necessari per il progresso della medicina. I test su cellule e le simulazioni al computer non bastano. Ci sono centinaia di sperimentazioni animali, per alcune già non si usano più animali, per altre si sta studiando delle alternative e per altre ancora non siamo in grado di farlo. Dall'Università di Tor Vergata ai laboratori dell'Istituto Superiore di Sanità oggi si fanno i conti con le nuove direttive europee in tema di sperimentazione. In sostanza gli animali vanno utilizzati solo in caso di provata necessità e le loro sofferenze evitate il più possibile. Ma la legge italiana, che dovrebbe essere approvata a giorni ed entrare a regime fra 3 anni, potrebbe diventare ancora più restrittiva. Ci sono ancora delle restrizioni che francamente sono difficili da comprendere. Cito per esempio la impossibilità di fare xenotrapianti, cioè di trapiantare organi da un animale all'altro, mentre invece è possibile farlo con le cellule, e non riesco a capire la ragione scientifica di questo divieto. Speriamo che la legge venga cambiata, altrimenti dovremmo subappaltare certi tipi di ricerche in paesi o in strutture dove queste possono essere fatte. Italia a rischio esclusione dalla comunità scientifica internazionale? Potrebbe succedere se i nuovi protocolli non venissero aggiustati. Noi cerchiamo di dare dei dati che aiutano a comprendere meglio determinate patologie, però insomma i proclami sia da una parte che dall'altra non aiutano la sperimentazione animale e non aiutano gli animali. E con Andrea Martino le ragioni di chi evidenzia rischi e abusi dell'utilizzo di animali in laboratorio. Su queste cavie si misura la tossicità di sostanze chimiche in rapporto ai diversi organi vitali. È dagli anni 70 che si dibatte sulla sperimentazione animale, nel XXI secolo la questione è ancora aperta. Le organizzazioni animaliste aumentano e con loro chi condanna l'utilizzo di animali per uso scientifico e i motivi, dicono, non sono solo di ordine etico. È un errore scientifico che si basa sull'assunto che una specie vivente possa essere modello da laboratorio per un'altra specie vivente. E non piace nemmeno l'attuale quadro normativo. Si vada nella direzione dell'abolizione con un obbligo, diciamo, di usare metodi sostitutivi, perché moltissimi esistono già e sono funzionantissimi e in America già fanno parte di un programma di ricerca federale che generalmente sono ricerca in vitro su cellule umane, su tessuti umani. Adesso invece sono loro ad essere utilizzati come cavie. Su 100 sostanze che risultano innocue sull'animale, 92 vengono scartate nelle successive prove sull'uomo. Punta il dito contro la sperimentazione animale anche una biologa, Susanna Penco, malata di sclerosi multipla. Per la sclerosi multipla, che è una malattia squisitamente ed esclusivamente umana, credo che la sperimentazione sugli animali ritardi le soluzioni e soprattutto trovare le cause. Ma allora perché molti ricercatori e scienziati continuano a sostenerla? La sperimentazione animale è una tradizione. Inoltre produce pubblicazioni, consolida le carriere e ci sono dietro grandi interessi economici.
quando l'alternativo e il sostitutivo diventerà un business, gli animali si utilizzeranno per una minoranza di esperimenti. Fino ad allora abbiamo armi spuntate. Torniamo alla vicenda di Caterina, le incredibili aggressioni.